Lunedì 5 ottobre 2020, buonasera, eccoci di nuovo, bentornati in diretta a Pianeta Bianconero di lunedì spumeggiante, ricco di notizie. Terminato un'ora fa il calciomercato, la sessione meno estiva di tutte le sessioni estive di calciomercato, arrivata a causa Covid ovviamente praticamente, anzi all'autunno inoltrato. Vi ricapitoleremo tra pochissimo tutte le novità, perché il Cesena ha perfezionato diversi movimenti, tutti in entrata. Naturalmente un occhio di riguardo anche alla partita di ieri, perché insomma dopo quasi 8 mesi il Cesena è tornato all'Orge Stadium Dino Manuzzi e purtroppo ha ricominciato dove aveva finito, cioè da una sconfitta contro la Triestina, in questa maledizione di un fattore campo che da ormai un anno insomma non esiste più. Ancora zero i successi nel 2020, cerchiamo di capire anche perché, anche se insomma di gare se ne sono giocate poche. Analizzeremo la partita anche con le vostre considerazioni, i vostri messaggi, il numero WhatsApp lo vedete, un'occhiata e seguiremo in diretta anche Arezzo Perugia, una sorta di derby delle 45 si sta giocando, è cominciato ora e che se vogliamo può interessare direttamente anche il Cesena, a proposito anche tra l'altro di 45, perché giovedì ore 20:45 il posticipo a Perugia. Vi ricordo la prima di 3 dirette consecutive per quel che riguarda le trasferte del Cesena qui su Teleromagna, quindi non mancate, 20:45 giovedì è l'appuntamento. Ci sarà ovviamente davanti agli schermi anche Federica Mosconi. Ciao, ciao Luca, immagino, insomma, buonasera, ciao, sì. Ben trovata a tutti voi, benvenuti. Sì, sì, tutto benissimo, molto grazie. Molto bene, pronta a così, prontissima ad accogliere sentire le vostre considerazioni. Esatto, le considerazioni da casa, gli umori, che chiaramente insomma dopo la partita di ieri è arrivata già qualche lamentela. Tante lamentele. Di chi vuole poi capire un po' come e cosa farà da grande il Cesena. Abbiamo la nostra top 5 con tantissimi così, episodi curiosi. Saluto Salvatore Caturano, ciao. Buonasera a tutti. E ben trovato. Benvenuto. Non solo attaccante ma anche capitano del Cesena, questa investitura voluta da William Viali. È un piacere ritrovarti perché dicevamo insomma come avevamo lasciato il Cesena con una sconfitta purtroppo con il Vicenza, l'abbiamo ritrovato dopo 8 mesi, ritroviamo anche te, è rivenuto insomma dopo quella partita che non era stata neanche troppo fortunata. Daniele Zandoli, ciao, ben ritrovato. ciao a tutti, buona serata. Benvenuto. Tutto a posto, ti vedo serenissimo. Come in forma. mi dispiace un po' per la sconfitta di ieri, ma d'altra parte fa parte del gioco, come si dice. Fa parte del gioco. Assolutamente sì. Poi tra poco parleremo della sconfitta di ieri, della partita, abbiamo le immagini anche. Un piccolo caso da Moviola che ha visto protagonista Sassà e ci racconterà tutto. Partiamo dall'attualità perché dicevamo si è chiuso il mercato estivo proprio alle ore 20, quindi un'ora fa o poco più di un'ora fa, il Cesena ha chiuso 3 operazioni in entrata. Allora, tempo di record grazie anche ai nostri tecnici, un abbraccione a Chip soprattutto, sempre puntualissimo, anche se non si può abbracciarlo, ma tanto idealmente lo facciamo. Allora, partiamo dalla difesa, un rinforzo per reparto. Allora, Lorenzo Gonnelli è il primo giocatore che arriva a disposizione di William Viali. Questa è la scheda, è un livornese doc, cresciuto di fatto anche nel Livorno, maglia indossata quasi un centinaio di partite tra Serie B e C, sono più le presenze in B delle presenze in C, 55-39 insomma. Poi la partenza a Pontedera, lo scorso anno prima dell'interruzione ad Alessandria, è il difensore che serviva, caro Daniele, per completare un reparto che aveva anche quantitativamente. Assolutamente sì, tra l'altro giocatore di centro-sinistra, quindi con una discreta stazza perché è alto, sì, più di 1,90 m. Non è giovanissimo. Non è giovanissimo, ma neanche vecchissimo, certo, perché è proprio lì a metà, se vogliamo, visto che si parlava di tantissimi under, e poi ne torneremo anche su questo argomento che ha caratterizzato queste prime 2 giornate per il Cesena. Quindi il primo mattone è stato messo in difesa con Cioffi, Ricci e Maddaloni. È Gonnelli colui che va insomma a completare il reparto. Si era parlato anche di Bergamelli, sarebbe stato un profilo ancora più di esperienza perché parliamo di un 33enne in uscita dalla Ternana, ma poi insomma il Cesena ha dirottato su un giocatore che a Livorno è stato anche capitano e che ha giocato, avete visto, insomma un centinaio di partite ed aveva cominciato comunque da titolare questa stagione. Dalla difesa al centrocampo, anche qui serviva un rinforzo anche grazie all'allargamento che è arrivato in settimana delle liste, e allora qui è arrivato, o meglio è rimasto di fatto qua da ieri, perché arriva dalla Triestina, Demetrio Steffè. Vediamo un po' anche qui la grafica con i numeri, con alcune curiosità. Eccolo qui all'opera, qui ci può dire qualcosa anche Sassari, lo ricorda, insomma, perché ha giocato contro il Cesena proprio nella partita
così della disfatta dell'anno scorso. Diciamo, no? Che non ricordo piacevole. Ecco, sì, di quella partita è vero, fu tra l'altro il tuo debutto con, sì, con gol, l'ultima invece per Modesto. Ecco, Steffè fece un'ottima partita, 18 presenze, 0 gol, potevamo mettere 18 presenze, 0,5 quasi, perché mezzo gol, il 4-1, di fatto lo segnò lui, poi la palla venne deviata da Paulinho, probabilmente ricorderete, ma insomma era già il De Profundis del Cesena in quel caso. Tante presenze con la Triestina, avete visto insomma una carriera per un giocatore abbastanza giovane, 24 anni, ma che la Serie C, se torniamo ancora in grafica, l'ha masticata discretamente, vedete 35 Triestina, 26 col Trapani, poi la stagione tra Teramo e Siena, una mezzala che può come dire, ricoprire diversi ruoli di centrocampo. Questo il centrocampo, andiamo avanti perché c'è un rinforzo anche in attacco e qui l'età media di cui abbiamo parlato, insomma, piuttosto bassa, riguarda naturalmente anche l'ultimo arrivato, che è Gabriele Capanni. Andiamo a vedere anche qui la grafica, che dovrebbe essere pronta a tempo di record. Qui ci sono nomi, numeri, soprattutto minori, se vogliamo, perché è un ragazzo molto molto giovane, di Città di Castello, quindi subito derby per lui giovedì al Curi. È un attaccante esterno, scuola Milan, di proprietà del Milan, che lo scorso anno ha iniziato la stagione nel Novara, Zebi lo conosce piuttosto bene, 11 partite e un gol, il trasferimento a gennaio al Catania, 8 partite comprese le due di playoff, insomma una ventina di gare al primo anno da professionista, un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco, ad eccezione del centravanti, insomma, ecco, caro Daniele. Contratto triennale per Gonnelli, contratto di un anno più opzione per il secondo per Steffè, prestito secco, quindi negli 8 entra in lista Capanni. In uscita, perché ci sono anche movimenti in uscita, o meglio, non ci sono movimenti in uscita, resta Roberto Sabato, non è stato ceduto, ma esce dalla lista, quindi di fatto non sarà utilizzabile almeno fino alla riapertura del mercato a gennaio, quindi rimane in tribuna fuori rosa. Rientra invece in lista, proprio anche grazie probabilmente all'apertura, al fatto che siano state aggiunte due caselle, Giacomo Zecca, quindi da oggi di fatto è un ritorna ad essere un giocatore a disposizione di William Viali per le rotazioni, insomma, negli esterni e sugli esterni. Allora, abbiamo preparato la rosa definitiva, così chiudiamo ufficialmente questo mercato, anche per la gioia di tutti gli allenatori soprattutto, li abbiamo messi sul campo. Daniele, a te direi, insomma, squadra a questo punto completa, si aspettavano, no? I ritocchi, l'abbiamo messa giù con un 4-3-3, poi magari parliamo anche del modulo. Troppi giovani? Secondo me c'è una folta rappresentanza di giovani, che non fanno mai male, anche perché poi c'è la possibilità di guadagnare qualche soldino facendoli giocare. Però le esperienze precedenti ci hanno insegnato che troppi giovani, insomma, non sempre sono... Avere troppi giovani in rosa non sempre è positivo. Probabilmente, anzi, faccio riferimento a quello che ho visto proprio ieri, dal referto della partita. La Triestina ha 8 undicesimi di giocatori che sono nati negli anni 80, mentre se guardo il referto del Cesena, sono tutti degli ultimi anni 90, 2000, eccetera. E poi dopo in campo naturalmente si è visto, perché una volta che prendi gol con squadre di questo genere, naturalmente mettono in campo poi esperienza, roba di questo genere. E quindi la gioventù è ottima perché dà entusiasmo, dà dinamismo, eccetera, però a lungo andare non so fino a che punto possa essere positiva. Di sicuro serve per i giovani soprattutto un po' di pazienza, no, Sassà? Torniamo magari ancora in rosa, in grafica, a vedere, ecco, la rosa, raccontaci un po' anche da capitano, perché poi vogliamo parlare anche nella terza parte della tua estate, perché se ne sono dette tante. Ricci settimana scorsa poi ha fatto una battuta, racconti hot, simpatica, dopo, no, adesso hot no, però insomma è una rosa che insomma completata da due giocatori di categoria come Steffè e Gonnelli. È arrivato un altro ragazzo giovane, ecco, davanti ce ne sono tanti. Da dire che abbiamo comunque una squadra molto giovane, ci vuole pazienza, ci vuole tempo per vedere poi il risultato. E per fortuna abbiamo giovani di qualità, giovani che alcuni alla prima esperienza, quindi ci vuole un po' più di tempo, però sono sicuro che con il mister sapranno comunque
fare bene, perché anche se guardiamo Collocolo, che io non lo conoscevo, è arrivato in ritiro e secondo me è un giocatore che ha delle potenzialità che ancora non abbiamo visto, forse anche proprio per un discorso di carta d'identità, assolutamente, no? Assolutamente. Essere entrato un po' in punta di piedi, in una realtà. Sì, nuova. Quindi serve un po' più di tempo per... aspettiamoli con grande entusiasmo, non facciamo drammi che siamo all'inizio, perché veramente sono sicuro che quest'anno c'è da divertirsi. Ecco, a completamento di tutto ciò, la settimana è cominciata oggi con la chiusura del mercato, ma prima della gara con la Triestina erano arrivate altre due operazioni in entrata. Una riguarda il nuovo terzino destro. Avrete certamente seguito la telenovela Spaltro, no? Perché è anche la telenovela Drudi, se vogliamo, perché doveva essere lui il primo nome, insomma, che era stato la grande occasione che si era materializzata, proprio perché Drudi aveva manifestato l'idea di voler tornare a casa. Poi con il Pescara non è stato trovato l'accordo tra giocatore, insomma, e il club abruzzese, che ha preferito tenerlo. Non è arrivato Spaltro, è arrivato Longo. Abbiamo una scheda anche di Leonardo Longo, così completiamo, insomma, quello che è stato il movimento, è stato il mercato in entrata, eccolo qua. Non l'abbiamo visto all'Opera ieri, era in panchina, però parliamo di un terzino destro classico, insomma, che può giocare, gioca in fascia, che ha giocato per diverse stagioni in Serie C, anche qui 25 anni, quindi la classica età, insomma, della maturazione, certo. Ma ancora da giovane, se vogliamo. Ecco, una stagione... Giovane, ma non troppo. Esatto, diciamo, sì. Esatto. A Monopoli, con Alfio Pelliccioni e Luca Ricci nel 2017-2018, 22 partite e 4 gol, è un curriculum discreto. Poi, insomma, lo attendiamo, anche perché Munari salterà la partita di giovedì contro il Perugia e potrebbe toccare veramente... a Longo, a meno che non venga dirottato Cioffi sulla destra, ma insomma di questo poi parleremo anche nella terza parte, per capire anche un po' il Perugia. Ma voto al mercato, così, se tu dovessi darmi una chiosa finale, che mercato chiaramente anomalo, con tutte le restrizioni, le anomalie appunto del caso, ti ha soddisfatto, ti aspettavi altro, colpo a sensazione? Il colpo a sensazione sarebbe stato sicuramente Drudi. Io credo che la difesa che abbiamo visto ieri abbia mostrato parecchi difetti e probabilmente un po' di esperienza e un po' di cattiveria sarebbe servita. Adesso io obiettivamente Gonnelli non lo conosco, non so, spero che abbia le caratteristiche giuste. Sicuramente ieri abbiamo visto tutti quanti, poi condivido ciò che ha detto il capitano Caturano, però obiettivamente ho visto molto in sofferenza Munari e quindi in qualche maniera... Proprio per dare a Munari il tempo di maturare adeguatamente. In qualche maniera, credo che sogni Petrella anche stanotte, no? Quindi, in qualche maniera, Longo mi tranquillizza un briciolo. Perché? Perché per esperienza, abbiamo detto prima, è giovane, ma non estremamente giovane. E quindi, probabilmente, è in grado di dare garanzie diverse, non dico migliori, diverse, rispetto a Munari, che dalla cintola in su... lo ritengo estremamente valido, perché anche domenica Verona ha dato l'assist giusto per il colpo di testa del gol, anche ieri ha fatto un paio di cross per bene. In fase difensiva secondo me ha ancora tanto da maturare. Certo. Davanti comunque voto 5,5-6. Davanti la conferma di Caturano, che è stato un po' il colpo ferragostano, perché i giorni erano quello, e l'arrivo di Bortolussi. Ci sono due cartucce importanti. Ti chiedo, Sassà, poi ci fermiamo, anzi, magari diamo la parola a casa, immagino ci siano alcune curiosità di mercato. Per quanto riguarda l'aspetto magari mercato, seleziona qualcosa per quanto riguarda il mercato. Certo. Con Bortolussi, l'affinità, così, come sta procedendo? Perché sei due centravanti diversi come caratteristiche. Sì, no. Mattia è un ragazzo molto intelligente, che anche in allenamento si impegna e dà tutto, quindi non credo ci siano problemi di ruoli in campo. È uno che si è adattato a quello che gli chiede il mister, quindi è un ragazzo veramente intelligente, e poi sappiamo tutti che un signor giocatore per questa categoria, quindi sono sicuro che ci darà una grossa mano. Io ricordo le tue parole dopo Imola, la preparazione della partita di Viali, parliamo ovviamente della partita dello scorso anno, l'ultima vittoria, e poi c'è stata l'interruzione, la partita col Vicenza, eccetera. Preparazione della partita, correggimi se sbaglio, il mister ti ha detto
tu pensa a giocare in attacco e non rientrare mai, che al resto pensiamo noi. Tu lì sei stato conquistato, perché penso sia la cosa migliore da dire a un centravanti puro. Ecco, ti chiedo, oggi che c'è Bortolussi, intanto se te l'ha richiesto, ma credo che con un giocatore come Bortolussi, con quelle caratteristiche lì, sia una bella vita per un attaccante, perché ieri l'abbiamo visto un po' dappertutto, aspettando la condizione migliore, aspettando un minutaggio migliore. No? Certo, no, il mister ovviamente ci chiede, cioè a me chiede di giocare sull'ultimo difensore anche domenica, per poi un'eventuale ripartenza essere già lì ed essere più lucido poi davanti alla porta. E diciamo che non mi ha detto le stesse parole, però comunque vuole quello il mister, vuole che gli attaccanti comunque aiutano sì la squadra, però quando arriviamo lì vuole che butti la palla dentro, certo. quindi facendo così c'è più possibilità, certo. di... Allora Fede, sentiamo da casa per il sì, mercato, parto, soprattutto c'è qualche curiosità. Sì, dall'amico Manuel, a parte il capitano Caturano e Bortolussi, gli innesti e le conferme arrivano dalla primavera o da squadre mediocri, in tal modo non si va lontano. Giovanni, poi quest'anno il Cesena è dotato di due bomber da doppia cifra, ma purtroppo sì. non supportati tecnicamente. Bravo. Questione giovani, giovani o no, per quanto riguarda l'amico Mati, là davanti bisogna tirare e non avere paura, non si possono vedere tutti quei passaggi in area. Beh, tirare su qualche conclusione poi c'è stata, c'è da dire che anche nel primo tempo magari poteva andare un pochino meglio. Ci fermiamo qualche istante, poi andiamo a rivedere la partita e cominciamo insomma ad entrare anche a capire quello che non è o quello che è successo o non successo ieri contro la Triestina. Ci fermiamo qualche istante. A tra poco. Centrale del latte di Cesena. Dal 1959 il buono della tua terra. Per la tua famiglia. Pretendi il meglio. Scegli i nostri gelati prodotti solo con latte fresco di alta qualità romagnolo e panna fresca. Buoni, soffici e cremosi. Proprio come quelli artigianali. Una gamma assortita di gusti per tutte le occasioni, ma sempre con la garanzia di materie prime di eccellenza e ingredienti di prima qualità anche senza glutine. Dalla tua terra alla tua tavola, prodotti di qualità al giusto prezzo da gustare e scoprire ogni giorno. Centrale del latte di Cesena. Il buono della tua terra. Preferito. Eccoci qua, e allora proviamo a ripercorrere quello che è successo ieri, la partita contro la Triestina, era il ritorno all'Orgel Stadium di Manuzzi dopo tantissimo tempo. Che effetto ha fatto prima di rivedere le immagini, Sassà? Chiedo sia chi era dentro che anche chi era fuori, perché bisogna parlare anche del fuori, certo. no? perché è stato un fuori atipico. Ritornare a giocare al Manuzzi è comunque sempre un'emozione, è stata anche la scelta perché sono tornato a Cesena, perché entrare in quello stadio così bello, fantastico, è sempre un'emozione grande. Sì, poi vederlo un po' così vuoto probabilmente. Sì, magari vederlo così vuoto dispiace, però purtroppo siamo in una situazione un po' difficile, ci dobbiamo fare un po' l'abitudine per questo periodo, poi speriamo che cambino le cose il prima possibile. Campionato al seguito del Cesena, numero Daniele tuo? 48. 48, ecco, al 48esimo, da scribacchino, al 48esimo anno ti hanno tifoso, fatto il 3 con la mascherina, l'avresti mai detto? No. No, avrei mai detto di dover stare a 2 metri da Bertozzi e da Serafini. Beh, 2 metri da Serafini forse è anche quello è un bene, quello è un bene, esatto. Però da altri magari no. A me ha fatto venire una grande malinconia, loro sì, emozioni anche forti, ok, sono in campo. A me ha fatto venire una gran malinconia proprio perché io mi ricordo fin dai tempi dei Tubini Innocenti e vedere 1000 persone, non erano 1000 ma erano 500 o meno, mi ha fatto una gran malinconia. Poi non vedere la curva mare, non sentire gli sfottò piuttosto che i cori, Romagna mia, eccetera, è una gran malinconia, ragazzi. Ci si sta male. Certo. Andiamo a vedere il film di Cesena a Triestina, le immagini. La soddisfazione di tornare a casa nel proprio giardino dopo quasi 8 mesi di assenza, ma anche il rimpianto di trovare uno stadio spettrale praticamente vuoto con appena 1000 persone, soprattutto senza l'abituale colonna sonora che da sempre ha accompagnato lo spettacolo. Si comincia. Posizione regolare, il pallone all'interno del campo, uno contro uno comunale, si inserisce Maracchi dentro, il cross basso, la deviazione di Peterman, è calcio d'angolo, chiama lo schema Giorico, va con il destro a rientrare, dentro l'area di rigore c'è il colpo di testa, brivido, scodella bene, Bortolussi, traversa incredibile, poi Caturano, salvataggio di Lambrughi, fischia Feliciani, va Sarno, con il sinistro c'è una deviazione di Collocco, la lontana, Petrella.
contro cross, dentro, secondo palo, il copres di Maracchi, la palla resta lì, Ligi, ancora Ligi, la palla dentro, posizione regolare, il destro, e la Triestina è in vantaggio con Tartaglia. Apre bene da quest'altra parte per Petrella, il controllo è sublime, l'uno contro uno con Munari, c'è fallo, c'è calcio di punizione e c'è giallo anche per Munari. Si sgancia lui, Rossini dentro l'area, Rossini, ancora Rossini dentro, Bortolussi, Bortolussi, poi Favale, Favale dentro, Caturano, Caturano respinto da Rizzo. Rilancio del portiere, dalle parti di Gomez, Munari lascia sfilare, attenzione Petrella dentro, vediamo un po', attenzione, giallo e rosso. Fallo di Munari, Cesena in 10 e qui cambia tutto. Palla dentro, c'è la diagonale di Ciofi, poi si scontra con Favale, poi Maracchi, poi Satalino. Intanto strappo di Collocolo, ancora Collocolo, Collocolo prova il destro, pallone che esce. Uno contro uno con lo stesso Aurelio, lato corto dell'area di rigore, porta il pallone sul sinistro, poi la finta, poi Rapisar dal limite, ancora lui, il tocco, Lodi, 1-2, poi Sala, Maddaloni dentro la girata e arriva il gol di Gomez, 0-2, grande girata di Guido Gomez. Natalucci, tamponato da Sala, ancora Natalucci dentro, Lodi, cerca il sinistro, Lodi! Parte con il sinistro, la palla dentro, l'uscita di Satalino, male, poi il destro, salvataggio di Cioffi sulla linea e poi Ligi, altro salvataggio, forse di Satalino, poi Giorgio con il destro, altra deviazione, ancora Satalino, Triestina un passo dal 3-0 in tre circostanze. Cesena che prova a chiudere in avanti, Aurelio, Caturano, buona qui, Nanni la sponda, ancora Nanni, Nanni con il sinistro, è un buonissimo squillo e Cesena un passo dall'1-2. Cioffi. 1, 2, 3, gioco, partita, incontro, Triestina batte Cesena 2-0. È questo il finale dall'Orgel Stadium, Dino Manuzzi con un gol per tempo. La squadra di Carmine Gautieri infligge il primo dispiacere al Cesena. E allora, queste le immagini della partita, vi ricordiamo naturalmente sempre la differita tutte le domeniche alle ore 22.30, le prossime tre trasferte in diretta a cominciare da giovedì a Perugia al Renato Curi. Sassà, partita che archiviamo in che modo? Archiviamo, partiamo, diciamo che partiamo dai primi 20 minuti che abbiamo fatto. Abbiamo fatto, credo, dei 20 minuti di buon livello, giocando praticamente sempre palla a terra, creando situazioni di gioco, magari finalizzando poco, però il possesso palla lo tenevamo noi, quindi abbiamo un po' messo in difficoltà una Triestina che sappiamo tutti che hanno dei giocatori importanti per la categoria, quindi l'abbiamo messo un po' in difficoltà e il resto della partita si commenta da sola, perché poi restando in 10 e per tutto il secondo tempo diventa veramente difficile. Io direi di ripartire dai primi 20 minuti e andare a Perugia con quello spirito lì, e cercando di reggere fino a tutti i 90 minuti così. Due minuti in quei 90 o in quei 20 dove è cambiato tutto. La traversa di Bortolussi, dove tra l'altro è stato molto bravo Peterman nell'assistenza, magari poi lo possiamo anche rivedere. La palla che sta per cadere dentro e Lambrughi ti anticipa, perché sarebbe stato comunque tap-in vincente il tuo. Due minuti dopo prendete un gol da mani nei capelli, lo possiamo dire. Ecco, assegnato Tartaglia, possiamo dirlo, insomma, in linea col cognome, avete un po' balbettato in quel caso, no? Andiamo a rivedere anche questo, perché Viali è stato piuttosto severo. Questo è il gol. Sassà, vuoi partire tu? Magari, perché è chiaro. Sì, si vede. Insomma, al di là della posizione, poi proviamo ad analizzare anche quella, però è una seconda, terza, quarta palla, no? Non riuscite mai ad allontanare. Sì, non siamo stati bravi, non abbiamo avuto la percezione del pericolo quando la palla è partita la punizione, palla respinta, lì dobbiamo essere degli animali, perché dobbiamo mangiare l'avversario. Quando rientra la palla in area, cercando di stare sull'uomo. Il secondo cross, dice. Il secondo cross, cercando di stare sull'uomo, perché Se riguardiamo le immagini si vede che c'è Munari e Bortolussi davanti a Lambrughi che dà la palla a Tartaglia. No, a Ligi. A Ligi. Ligi, scusa. Allora fino qui tutto bene, perché c'è la respinta, no? Si va ad aggredire, diciamo, Petrella che contro Cossa. Ecco, da qui iniziano i problemi, perché Ligi riesce da a stoppare, qui, tra l'altro sbagliando, no? E poi parte questo... Abbiamo commesso un grande errore di guardare solo la palla e non guardare l'avversario. È stato quello l'errore e ci hanno punito, perché quando affronti queste squadre così esperte, ti puniscono.
Poi abbiamo una foto, tra l'altro, scattata dalla tribuna, dal nostro amico Gianluca Rossi, che ha proprio il fermo immagine del gol, perché avete protestato tantissimo, tu soprattutto sei andato dal secondo assistente alla parte dei distinti, perché effettivamente la posizione, ecco, questo è lo scatto perfetto, purtroppo non in linea, quindi non possiamo dare il giudizio. Tartaglia è il marcatore, il primo a sinistra, non il numero 25, ma l'altro, quindi ancora più avanzato. Qui il dubbio, perché la prospettiva non è perfetta, è sulla tua posizione, no? Perché sei tu eventualmente l'ultimo uomo, dalla parte opposta in marcatura sul giocatore, lo vedete, della Triestina. Il tocco è perfetto di Ligi, ecco qua. Tu dal campo la sensazione, vabbè, non te lo chiedo neanche, fuori gioco, giusto, sì. Ma più che altro c'è stato qui poco l'assistente, si è andato anche a protestare perché no, ha perso la bandierina, gli si è rotta la bandierina. Sì, perché io mi sono girato subito verso il guardaline che stava, secondo a mio avviso, stava alzando la bandierina quando gli si è rotta in mano. E lì, quando l'arbitro... Quindi tu sei andato a chiedere proprio questo. Sì, perché il guardaline non ha segnalato nulla perché si è rotta la bandierina, l'arbitro ha guardato il guardaline e poi a un certo punto ha dato gol. Il guardaline, a mio avviso, non voleva prendersi responsabilità. Quindi è rimasto un po' lì. E diciamo che. Che probabilmente ha perso quella frazione di secondo con la bandierina rotta. Se quella maledetta bandierina non si rompeva, secondo me. Certo, perché chiaramente non fosse stato possibile alzare la bandierina con l'auricolare, avrebbe potuto urlare tranquillamente fuori gioco. Ecco, non è. Ma se fosse così, sarebbe grande personalità alzare del guardaline, da promuovere subito in Serie A. Perché io, quando poi sono andato a chiedergli spiegazioni, era perso nel vuoto il guardaline. Non sapeva cosa rispondere. Con questo era il classico caso da VAR, che con il reticolo avremmo risolto chiaramente tutti i problemi. Certo, due chiamate tra Virtus Verona e questa. Poi non stiamo qui a sindacare perché ci avete messo certamente rimane del assolutamente vostro, rimane l'errore, quello è chiaro. Perché se riuscite ad allontanare quel pallone, l'assistente è stato tranquillo lì e assolutamente non ci sono problemi. Detto questo, Virtus Verona chiamata al limite che penalizza il Cesena, sarebbe stato 0-2 e qui magari chissà, insomma, il dubbio rimane, quindi nel dubbio siamo a 0-2. Detto questo, lo ripeto ancora una volta, poi c'è una partita ancora da giocare, c'è un secondo tempo da giocare e nel secondo tempo, soprattutto nel secondo tempo, Daniele, non so se sei d'accordo, il Cesena ha deluso complessivamente. Sì. Ho detto prima che contro queste squadre, quando vai sotto, dopo è difficile recuperare, perché squadre esperte, squadre che ti fanno il fallo di esperienza, difficile recuperare. Poi rimani in 10. E lì, secondo me, tu hai parlato del 15esimo, 17esimo, no? Come due, come due momenti clou, no? Sì. Invece, secondo me, l'uscita di Munari, che ha soprattutto a un minuto dal termine. Sì, un secondo, perché poi anche lì una situazione è un rinvio del portiere che vuole praticamente chiudere la partita. E lì c'è stato il crash, perché poi dopo nel secondo tempo loro sicuramente sono entrati in campo demoralizzati, perché si vedeva abbastanza, c'è anche la posizione del corpo, non erano battaglieri come nel primo tempo. A me sono piaciuti, nel primo tempo sono piaciuti abbastanza, non soltanto per 20 minuti, anche per una mezz'oretta. Secondo tempo il Cesena non è esistito, cioè vuol dire la Triestina poteva vincere anche più largo. Ecco, sono già due partite, anche perché con la Virtus, dove il secondo tempo anche per colpa dell'avversario, è una costante. È un problema, secondo me sì. E Viali, che tanto tu sei spesso in conferenza, cerca di porvi rimedio, lavorano durante la settimana per porvi rimedio. Però dice e ha detto una cosa molto importante, fisicamente non siamo al top e quindi dopo perdi anche lucidità. E secondo me i due tempi sono proprio il quadro perfetto di quello che ha detto il mister, perché effettivamente nei secondi tempi il Cesena, non dico che è sparito, però è calato particolarmente, molto. Cioè, ed è un brutto segnale. Non sei uscito a cena con l'arbitro, credo, ieri sera, giusto? No, assolutamente perché no. Perché ho visto che poi anche nel secondo tempo vi siete... Però volevo. Però, insomma, è saltata all'ultimo la cena, perfetto. Allora, prima di fermarci, calciatore misterioso della settimana. Guardiamo l'identikit, non dovrebbe essere ancora pronto, lo guardiamo dopo. Allora ci fermiamo qualche istante, poi abbiamo diverse domande, diverse considerazioni. Sì, il calciatore misterioso e tanto altro. A tra poco. A tra poco.
Ristorante Pizzeria Rugantino, unico a Cesena. A Ristorante Rugantino troverai un ottimo servizio, una calda accoglienza e ottimi piatti eseguiti con cura. A Rugantino potrai gustare specialità di pesce, specialità di carne e la pizza cotta con forno a legna, abbinati ai migliori vini italiani e birre artigianali. Ristorante Rugantino, grazie di esistere. Eccoci qua, di nuovo insieme in diretta alla seconda parte di Pianeta Bianconero. Abbiamo aperto con tutte le novità, insomma, di mercato, i tre nuovi rinforzi che hanno chiuso appunto le trattative per il Cesena: Gonnelli, Steffè e Capanni, uno per reparto e l'inserimento in pratica anche di Zecca nella lista. Calciatore misterioso, ve lo dobbiamo, dovremmo avere l'identikit pronto perché abbiamo insomma diversi indizi. Vediamo la da carta farvi d'identità. Vedere, arriva. Eccolo qui. Oh, partiamo, 172x66 centimetri chili, questo è l'identikit di un attaccante che ha allenato all'estero, quindi evidentemente ha smesso insomma da qualche annetto di giocare. Le squadre di club, tra le altre, e oltre naturalmente al Cesena, sono quelle: Spal, Padova e Genoa. Nome e cognome del calciatore misterioso, nome e cognome o comunque solo nome per chi proverà ad indovinare al numero, esclusivamente al numero esclusivamente WhatsApp, che vedete WhatsApp, lì in alto, il premio, eccolo lì. Eccole viene, qui, le spille ufficiali del nostro Cesena. Ve lo mostra la Fede, insomma, poi abbiamo a fine trasmissione, vi diremo anche il nome del vincitore, anche chi ha vinto poi il pronostico. Certo, sì, nella terza parte. Purtroppo lo 0-2. Andiamo a sentire le parole di William Viali, l'analisi al termine della partita dell'allenatore del Cesena, sentiamo. Il primo tempo in parità numerica abbiamo fatto molto molto bene, l'abbiamo preparata in questo modo, i ragazzi l'hanno seguita alla lettera, sia in non possesso che in possesso, abbiamo concesso veramente poco nulla, e abbiamo costruito situazioni, abbiamo preso la traversa, ma c'era la percezione che ogni volta che andassimo in verticale mettessimo in difficoltà la Triestina, quindi secondo me il primo tempo è stata fatta molto bene. Nello stesso tempo, se al primo episodio che si entra in area propria si subisce gol, vuol dire che dobbiamo fare un salto di qualità. Poi per quanto riguarda il secondo tempo, io avrei voluto cercare, anzi ho iniziato per fare una partita molto aggressiva, per poter provare, mantenendo le due punte centrali, di essere molto ficcanti, ma visto il ritmo che avevamo nelle gambe e la qualità tecnica in inferiorità numerica per farci correre degli avversari, ho normalizzato la partita cercando di rimanere in partita, in gara fino al 90°, cosa che invece dopo il 2-0 chiaramente non c'eravamo più o molto meno, insomma. La seconda munizione di Munari sicuramente è data da inesperienza, ma fa parte della crescita, cioè io se voglio far crescere Munari come altri giovani devo anche accettare nel percorso di crescita situazioni del genere, e che deve essere supportato da una mentalità forte di tutta la squadra per poter anche sopperire ogni tanto a queste situazioni qui. Queste le parole di Viali. Ho sbirciato assieme a Federica sul touch, caro Daniele. Ti rivolgo una domanda, comunque così poi dopo sentiamo facile, anche altre considerazioni. Facile, non lo so, cavoli tuoi. Il fatto che il Cesena abbia due grossi calibri davanti, no? Caturano e Bortolussi, due giocatori che insomma hanno un centinaio, anzi più di 100 gol in carriera in due. Tu sei quasi a quota 100, ma frega niente. Lo sai, avevo fatto un piccolo calcolo, comunque insomma siamo in tripla cifra considerando la somma. Ecco, si chiedono, è il modulo giusto, ideale, quello che viene utilizzato, perché è la prima partita che li abbiamo visti insieme, no? Per valorizzare e avere il meglio possibile da entrambi, ci potrebbe essere un'alternativa questa, e è un peccato magari avere due centravanti così e avere qualche difficoltà in più nell'innesco, ma chiedo. Sicuramente abbiamo diverse difficoltà nell'innesco, come giustamente dici tu. Questa è una coppia di attaccanti che probabilmente a Cesena c'è stata poche volte. Io mi ricordo Bernacci-Cavalli, una coppia tanto forte. Questa è molto forte, però chiaramente questi due ottimi attaccanti devono avere palle giocabili. Secondo me finora non hanno avuto palle giocabile, adesso lui ha giocato solo ieri, Sassà ha giocato solo ieri, quindi lo dobbiamo rivedere, però è
è evidente che ai due arrivano poche palle, anche nel primo tempo ieri non sono arrivate un numero consistente, non siamo entrati, raramente siamo entrati in area, questo è un difetto che è evidentissimo guardando la partita. Quindi Viali deve trovare il sistema per rifornire questi due ottimi attaccanti che secondo me sono un bel lusso per la Serie C. Una delle coppie probabilmente migliori del Una delle migliori coppie in Serie C, sicuramente. E quindi deve trovare il sistema lui di rifornire queste due punte. Qual è il modulo? Secondo me 1-2 può essere il modulo giusto, ma Viali dice che a turno di dietro gli va sempre un qualcheduno, per cui che sia in grado di dargli il sì, la traduzione, la traduzione di ieri era non giochiamo col trequartista, ma di fatto una delle mezze ali lo diventa sempre, perché va in verticale. Certo. Però si è visto poco ieri. Però non si è visto. Allora, un'altra delle lamentele proprio di Viali è che attacchiamo poco gli ultimi spazi, siamo poco cinici, andiamo poco dentro, siamo poco cattivi. Ieri, salvo che una decina di minuti iniziali, io non ho visto l'attacco all'area piccola, al box, come dicono in Inghilterra. Sì, sì, sì. Io non l'ho visto, quindi... Non è colpa loro, perché io dicevo prima a Sasà che nel secondo tempo mi ha fatto anche un virgoletto un po' pena, perché gli ha fatto Torello, cioè lui in mezzo, come, e quindi obiettivamente è uno spreco, ecco. Lo reputo uno spreco. Le richieste Sasà che vengono quali sono per questa coesistenza, diciamo, tra voi due? Perché noi abbiamo parlato di modulo zoppo a destra, no? Perché Bortolussi di fatto si avvicina molto e poi si dà sfogo eventualmente a Collocolo o all'inserimento di Munari o di Longo quando toccherà. Sì, assolutamente, avete detto cose giuste, cioè nel senso che una mezzala viene a fare il trequartista a sostegno delle due punte con Russini. In questo caso Russini che si allargava un po' di più. Ma è sufficiente? Ci stiamo lavorando, è un modulo che il mister ritiene vincente, però ci vuole un po' di tempo, perché comunque sappiamo tutti che la squadra è formata da tanti giovani, quindi teniamo un po' di pazienza tutti, stiamo belli tranquilli, non ci facciamo prendere da queste cose e cerchiamo di essere, anche la gente a casa, anche i tifosi, mando un messaggio da capitano, se mi posso certo, permettere, di stare più vicini possibile a questa squadra, a questo gruppo, perché veramente io lo vivo ogni giorno e so quanto vogliamo dare, quanto stiamo dando per questa maglia, quindi stiamo calmi con i piedi per terra, che a lungo andare ci divertiremo un po' tutti. Io condivido completamente questo messaggio. L'ha mandato subito dopo che ti avevo chiesto la parola. Perché ti ho chiesto la parola? Perché occorre anche rilevare che il Cesena per il terzo anno consecutivo cambia praticamente tutto, cambia tanto. Mentre ad esempio la Triestina ha cambiato relativamente poco. E questo provoca quello che Sasà ha inquadrato bene, e cioè si conoscono poco, ci vuole tempo. Non per niente Viali anche sabato ha detto: conoscerò la nostra squadra dalla decima partita in avanti. Certo, non abbiamo tempo perché la gente comincia già a mugugnare, però come dice Sasà, portiamo pazienza, perché la squadra c'è e arriveranno anche i risultati. Però non è che possiamo aspettare 10 partite per... Quello direi proprio di no. Fin da giovedì sera a Perugia, probabilmente già... Su un campetto, tra l'altro. Esatto, su un bel campetto. Mugugna la gente? Mugugna, in tanti hanno commentato la partita. Sergio, due considerazioni. Squadra debole, molto giovane e per niente cattiva, con una difesa già debole. Squadra giovane, vero, tutti i dati, per niente cattiva. Mm. Ecco, effettivamente, Daniele, chiedo a te, vedere tanti ragazzi, cioè, va bene, può mancare l'esperienza, va bene, ci vuole tempo, l'amalgama, le novità, eccetera, eccetera. Però, come diceva Sasà, in occasione del gol, per bruciare l'erba, lì non è questione di tempo. In area non devono respirare, altro che. Ecco. In area non devono respirare. Forse è una sensazione che è un po' preoccupato, al di là delle considerazioni tattiche, perché poi siamo sempre tutti allenatori, sappiamo tutti la verità, eccetera, eccetera. Il discorso proprio del morso, no? Sì, ci si aspettava. Non abbiamo dei cagnacci in difesa, volevano dei cagnacci, gente che morde, gente. Abbiamo un po' più ignorante, ecco. Bravi ragazzi, abbiamo dei bravi ragazzi, Ciofi, bravissimi ragazzi, cioè con cui è bello anche andare a cena o a mangiare una pizza insieme. Però in campo devono legnare,
E secondo me Ricci deve insegnare a legnare, perché è il più esperto, il papà lì in mezzo. Quindi deve insegnare, in campo non si scherza, in campo bisogna picchiare. Sì, anche quell'esuberanza magari è un po' mancata. Certo. Sì, no, assolutamente. Noi ne abbiamo parlato anche nello spogliatoio e è venuto a mancare proprio quella voglia di mangiare l'avversario, no? Come diceva lei. E quindi la dobbiamo ritrovare in fretta, subito, perché già abbiamo una partita importantissima giovedì. Esatto. E se vai a Perugia a specchiarti ne prendi 5. Perché è legittimo che Munari sbagli una diagonale alla seconda partita in carriera da terzino, è meno legittimo magari che un giocatore giovane, che può essere Munari o Collocolo o mio fratello, sbagli. Cioè assolutamente, non sbagli, assolutamente. Quella bisogna ritrovarla in fretta, ma la ritroveremo. Chiedi a lui se Ligi o Lambrughi menano, ecco, sì, o se sono buoni. Ecco, per le randellate citofonare Lambrughi, insomma, perché nel primo tempo ne viene a date, sì. Ecco, ce ne siamo date. Sì, io ricordo la munizione di Ligi. La munizione di Ligi è il tipico fallo d'esperienza, insomma, che sì, manca al Cesena oggi. Sei d'accordo? Ecco, sì, certo. Sì, assolutamente. Certo. Assolutamente. Quell'esperienza, quella giocata, quel fallettino in più che magari... può servire. Difensore che si incarta sulla propria tre quarti, attaccante che ruba e parte, tac, calcetto sulla tibia. Sì. Beh, quello era un bel contropiede. E quello era un bel contropiede. Fede, continuo, sì, non ti preoccupare, Luca, continuo con Sergio. Difesa già debole dall'anno scorso e debolissima quest'anno. Per quale motivo un'ala come Munari, questa è la seconda considerazione, ieri è stato messo in difesa, una mossa che ci è costata la partita? Beh sì, questo abbiamo spiegato, naturalmente Longo era appena arrivato, di fatto il terzino che è sempre stato provato all'inizio stagione è sempre stato in questi due mesi Munari a destra, quindi l'alternativa poteva essere Cioffi. A Verona aveva giocato bene. Aveva giocato assolutamente bene, con un avversario però molto, molto, ecco, molto non modesto. Era Petrella. Cioè. Assolutamente sì. E l'alternativa a Cioffi, l'abbiamo visto nel secondo tempo, dopo che Viali aveva provato quel 3-4-2 che è durato pochissimo, poi a 4 con l'inserimento di Sala, Cioffi è scivolato a destra. Ne abbiamo un'altra. Sì, e poi Franco in Lega Pro, dove non arrivano tecnica e tattica, sono fondamentali cuore e anima. Il Cesena delle annate buone avrebbe vinto contro la Triestina, peccato che senza il dodicesimo uomo in campo il Cesena sarà sempre penalizzato. Giusto. Donatella, l'importante è imparare dai propri errori. Concludo con Thomas, sono mancati passaggi decenti per le punte, anzi uno è stato realizzato, la squadra ha finalizzato con una traversa, per il resto tristezza. Beh, la palla di Peterman per Bortolussi era una signora palla, bella. Questa è una bella idea, poi il tuo tiro respinto da Ligi, assolutamente sì. Sentiamo anche le parole, visto che parlavamo di giovani, Cesena che ha chiuso con 8 under contro Virtus Verona, ieri per 7 minuti ce ne sono stati 7 in campo, quindi insomma anche qui una bella robusta fetta di giovanissimi, un altro Nanni che poi è entrato e anche ieri ha avuto la palla gol. Sentiamo Collocolo. Il primo tempo l'abbiamo lavorato tanto in settimana per mettere in difficoltà gli avversari e purtroppo la traversa, l'espulsione ci ha un po' condizionati, però abbiamo giocato fino alla fine per cercare di recuperare il risultato. Ci è mancato, secondo me, negli ultimi metri un po' di precisione, un po' di cattiveria in più per cercare di fare gol. Ci manca, secondo me, quella convinzione in più rispetto agli avversari. Stiamo cercando di lavorare in settimana, lavoriamo duramente per cercare di concludere nel migliore, cioè per fare gol. Stiamo lavorando, dobbiamo lavorare di più. Cioè, il lavoro è quello che ripaga. Anche loro non è che hanno avuto tutte queste occasioni. Cioè, sul gol c'è da rivedere, perché se è fuori gioco non si sa, però noi se avessimo fatto gol al posto della traversa secondo me sarebbe cambiata la partita, cioè andando in vantaggio. Oh, questo Collocolo, classe 99, un altro ragazzo giovanissimo invece Nanni che è entrato, ne parlavamo prima, sia con la Virtus Verona che ieri all'ultimo minuto proprio ha avuto la palla per riaprire la partita con il sinistro. Era arrivata una domanda e proprio anche, su Nanni, sì, una domanda per Caturano, che insomma questo amico piacerebbe vedere Caturano assieme a Nanni in attacco. Come ti vedi insomma in coppia? Ma Nicola è giovanissimo, però già un toro, però infatti è lì dove
è fisicamente devastante. Ho visto il polpaccio possente. Da vicino. Sì, sì, poi si muove bene, è un ragazzo che sta sempre zitto, lavora a testa bassa, quindi cerca sempre di prendere il meglio da noi un po' più esperti, quindi un ragazzo intelligente. Credo che ci può dare una grossa mano. Potrebbe essere il nuovo Butic, domandano. Assolutamente, sì. Secondo me ha caratteristiche un pochino diverse rispetto a Butic. Qui parla più proprio del classico centravanti. Più classico, no? Centravanti, sì. Però corre. Tra l'altro, ragazzo che ha avuto modo di fare esperienze con la nazionale di San Marino, cioè giocando, sì, faccio un esempio, contro il Belgio, le qualificazioni europee, il Belgio è la squadra, credo, numero uno al mondo al momento, no? Per quanto riguarda le liste FIFA, o comunque tra il ranking FIFA, e vai a giocare con giocatori che militano, no? Nelle serie maggiori di tutta Europa e non solo. Quindi, al di là delle botte che prendi e della palla che probabilmente non la vedi mai, perché con San Marino è dura, però... Ecco, quella è una cosa che a voi non capita, sì, e non, sì, può toccare. Per un sammarinese è certamente una buona, così, un buon banco di prova anche per crescere. Ci fermiamo qualche istante, poi ci rilassiamo un po' perché abbiamo una top 5, top e flop davvero molto interessante. A tra poco. A tra poco. Enologica Sippi di Lugo di Romagna, da più di 50 anni, al servizio di produttori vinicoli e alimentari. Specialisti nella fornitura di prodotti enologici per la vinificazione, conservazione e imbottigliamento dei vini, conservanti per industria alimentare, detergenza industriale, reagenti e strumenti per laboratorio, raccorderia in acciaio inox, tubazioni per alimenti. Vincitori del premio Enotria d'Oro, l'Enologica Sippi di Lugo di Romagna garantisce la massima serietà e competenze. Fidatevi della nostra esperienza. Enologica Sippi. L'Alpe Cimbra di Folgaria, Lavarone e Luserna in Trentino è la montagna vicina da non crederci. Natura, storia, cultura, tradizioni. Relax e la buona cucina trentina sono gli ingredienti che rendono la tua vacanza sull'Alpe Cimbra una vacanza indimenticabile. Metti in valigia la tua voglia di vacanza e a tutto il resto ci pensiamo noi. Buona vacanza sull'Alpe Cimbra. Oh, siamo qua, siamo pronti a dare un'occhiata a quello che è accaduto nel weekend. Gli episodi più curiosi, simpatici, sono una valanga di episodi che riguardano soprattutto i portieri di un campionato che dopo due giornate potremmo anche dare un'occhiata magari a quello che è successo. Vi ricordo che è in corso, tra l'altro, la partita dovrebbe essere terminato, sì, il primo tempo, vedo dal mio orologio, tra Arezzo e Perugia. Questa è la classifica al momento, che ha sicuramente una grandissima sorpresa là davanti, poi vedremo anche nella nostra top 5, cioè il Matelica, punteggio pieno e la matricola, insomma, che nessuno si sarebbe aspettato. Al contrario, un Padova in netto ritardo, che è quella che probabilmente, non so, sa, forse la favorita numero uno del tabellone, per dirla, diciamo di sì, parlando. Assolutamente. È vero. Però attenzione, ecco, ad esempio il Modena è un'altra delle possibili candidate, perché poi c'è il Perugia che ha cominciato male con il Fano. Campionato che idea ti stai facendo? Ancora prestissimo, ingiudicabile, sì, indecifrabile. Sì, è molto, molto presto per giudicare, per vedere la classifica. Però ci sono dei percorsi da fare, anche squadre così esperte che sbagliano le prime partite. C'è tempo per migliorarsi, per migliorare. E secondo me ora come ora non possiamo parlare di classifica. No, certo, classifica assolutamente no. Ecco, questi sono un po' i risultati per capire così la tendenza, quello che è successo di un campionato comunque, caro Daniele, che ha sicuramente un dato oggettivo per tutti: i 9 turni infrasettimanali. Si comincia giovedì o mercoledì per tutti gli altri, e quindi c'è da sudare parecchio. C'è da divertirsi, ogni 3 giorni si prende una partita, si vede se ce la fanno vedere, perché insomma... Beh, no, noi sì. Con i Lehmann. Noi sì. Noi ci siamo. Da questo punto di vista... Noi ci saremo. Mi piacerebbe, non è piaggeria rispetto ai padroni di casa, che le trasmettesse tutte e 3 in Romagna, non è possibile, ma quello che è successo con Verona si può dire soltanto che è scandaloso, punto. Eh beh, purtroppo lì non è stato possibile. Abbiamo fatto del nostro meglio. Non è stato possibile vederlo. Dopo la sera ti sei messo tranquillo sul tuo chaise longue. Sì, sì, ho visto. Bello comodo. Chaise longue. Benissimo. Allora, top e flop, posizione numero 5, vediamo. Vediamo.
scelto di premiare i portieri. Il primo portiere è Siano dell'Imolese, che compie questo autentico miracolo su Arma, centravanti della Virtus Verona, in Imolese Virtus Verona, perché qui si giocava al Gavagnin Nocini, ma giocava in casa l'Imolese contro la Virtus Verona, perché l'Imolese ha il Galli indisponibile al momento e quindi nei primi mesi ha chiesto asilo politico a mister Gigi Fresco, insomma il grande presidente allenatore della Virtus, e così, ironia del destino, prima partita in casa della Virtus contro il Cesena, seconda contro l'Imolese. Questa è la gran parata di Siano, ribaltando la prospettiva e andando dall'altra parte e dall'altra porta, Imolese avanti e qui la grande chance per Ingrosso e ovviamente per par condicio una grande parata anche del collega, ovvero Sibi, che con un gran riflesso insomma evita il gol al giocatore, all'ex giocatore tra l'altro del Cesena, Primavera. Ingrosso qua lo vediamo, un bel siluro e una bella, sì, e una bella parata. Quarto posto a proposito di ex giocatori del Cesena e di portieri, vediamo. Oh, qui più che una parata un miracolo direi, siamo al Martelli di Mantova. Guardate un po' qui, Mantova in avanti, colpo di testa di Gerbaudo e Rossini compie questo capolavoro, perché lo definirei veramente capolavoro, straordinaria, parata straordinaria. 3 metri. Ricordo una parata di Buffon in nazionale contro il Paraguay a Parma, un centinaio di anni fa, simile, un po' più bassa, però il riflesso era simile. Poi, di bimbo. Beh sì, più o meno, ero ancora giovane lì, sì. L'epoca grande, era quella. Grande parata, esatto. Terzo posto, andiamo a vedere perché abbiamo anche la moviola. Modena Vispesaro, la Vispesaro sull'1-1 in avanti, guardate un po', Marchi fa questo. Cosa pensate vedendola subito così? Gol o non gol? Guardate un po', gol di un sembra metro. Gol. Sembra gol. Gol di un metro, ma ovviamente il gol non è stato concesso. È gol. È gol. No, cioè, gol. Sì, sarebbe gol, ma non gliel'hanno dato, insomma. Quindi sull'1-1 un bel favore al Modena. Sì. Vispesaro penalizzata in modo abbastanza clamoroso, perché qui cambiava tutto, eravamo a metà del secondo tempo. Poi arriverà il 2-1 del Modena, altro ex Cesena Ingegneri, e il 3-1 di Sodigna. Però, insomma, dicevamo degli errori, questo abbastanza clamoroso. E vabbè. Secondo posto, un po' di folklore, alzate il volume. Matelica Feralpi 3-1, gol del Matelica, sentite un po' l'accompagnamento musicale dopo la rete di bordo dell'1-1, vabbè, paperona del portiere. Che canzone è, Daniele? Qui c'è cioè, Balestrero anche, sentite? Ma chi è, la Carrà? Esattamente, ha spinto il pulsante la Mosconi e ha indovinato. È la Carrà! Esatto, Pedro di Raffaella Carrà. I gol del Matelica vengono festeggiati in questo modo. Beh, direi meraviglioso, capolavoro. Speriamo di non prenderlo mai un gol a Matelica o a Macerata, però ecco, è una buona idea. Adesso si sentono negli stadi motivi e canzoni e hit terrificanti, alla fine innovativa, con grande coerenza anche il Matelica partecipa, insomma. E vabbè, a proposito di tresciate o di insomma episodi curiosi e folcloristici, andiamo ancora al secondo posto a Bolzano. Oh, guardate un po' quello che succede ai saluti, qui entra il Sudtirol e la Fermana. Il Sudtirol non scambia il gagliardetto ma regala un cesto di frutta. Vabbè, questo è straordinario. Ah, ecco qua, vedi? Ecco l'omaggio, i prodotti locali, forse anche un po' di salame o di formaggi. Andiamo di gastronomia, vabbè. Però bellissimo, vedi? Non so, chiedo al capitano qui, preparati, perché quando vai a Bolzano bisogna che vai a stomaco vuoto. Perché l'ha gradito, dai. Forse lo sponsor, forse lo sponsor. Sì, sicuramente lo sponsor. Ecco, a Verona ti davano anche ad agosto il panettone con il Chievo, il Pandoro, e qui almeno un po' più meno calorico, insomma, dei grandi signori, però ecco, quando si dice essere alla frutta, insomma. Primo posto. Vabbè. Praticamente. Primo posto. Ecco, a proposito di frutta, guardate Gagno, portiere del Modena, così. Oh mamma mia. Il gol del vantaggio della Vispesaro, poi verrà ribaltato, Marchi esulta, beato lui, insomma. Ma a te capita mai di una palla così? Magari una bella
Robina mamma così non fa. Certo che è misterioso, veramente, perché non è so... Gagno, tra l'altro, una grossa mano al Cesena l'aveva data, per essere sinceri, perché l'ultima vittoria al Manuzzi di fatto la firmò lui l'anno scorso a novembre su quella paperaccia sul tiro innocuo di Borello, perché altrimenti recidivo. Il digiuno di partite di vittoria in casa sarebbe anche più lungo. Ricordiamo 24 novembre, questa curiosità, caro Daniele. È vero che si è giocato poco da lì, questo va detto, perché certamente... Però il Manuzzi non si vince più. Terra di conquista. Sì, purtroppo... Vecchi tempi, poi adesso è vuoto. Una volta era il dodicesimo uomo in campo, adesso è vuoto. Praticamente tutti gli stadi sono uguali. Sì, sì, quello è il fattore campo, ci aspettiamo che possa centrare, non so, credo tu sia d'accordo, Sassà, no? Sul discorso mille persone naturalmente si sente nulla, no? Cioè è diverso rispetto all'anno scorso. Sì, sì, assolutamente. Io sono arrivato quando ho firmato, ero in tribuna a vedere Cesena Carpi. È stata una delle partite meno viste, infrasettimana alle 18:30, freddo. L'ultima c'erano 11.000 persone. Ecco, ricordiamo quella dove ti sei purtroppo infortunato. Sì, mi sono fatto col Vicenza, ero in campo. Non era bella, male, bella non sensazione. Era, non era male. Ci manca anche questo quest'anno. Ecco Gagno, guarda, la regia perfetta. Speriamo non ci stia guardando, nel dubbio mandiamo i saluti, però ecco, insomma, questo è l'errore e questa è anche tra l'altro l'ultima vittoria appunto del Cesena in casa, vedete c'era sustafilato di Borello tra l'altro che ha firmato proprio negli ultimi secondi di mercato, era stato cercato dal Cesena, è andato proprio alla Pro Vercelli di Modesto come Zerbin tra l'altro, ecco questo è l'errore, quindi è una top 6 più che top 5. Ci fermiamo per qualche istante, un pit stop per noi, poi dobbiamo ancora sentire Ardizzone e purtroppo non ci sono buone notizie che riguardano proprio Ardizzone, parlare del Perugia e tanto altro. A tra poco. A tra poco. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Concessionaria Opel Fratelli Magnani ti aspetta a Cesena con un'ampia gamma di vetture nuove e con le migliori offerte a chilometro zero e usate. Vi accoglierà uno staff di professionisti che vi guiderà nella scelta e personalizzazione della vostra auto, coniugando al meglio le vostre esigenze di sicurezza, comfort e risparmio. L'esperienza trentennale con Opel si arricchisce del servizio di manutenzione, garanzia e rivendita Hyundai. Affidati a noi anche per il noleggio della tua auto. Vieni a provare la tua nuova Opel in via Ravennate 943. Opel Fratelli Magnani, il futuro appartiene a tutti. Eccoci qua di nuovo insieme, terza parte in diretta di Pianeta Bianconero, 0-0 il parziale allo stadio di Arezzo, tra il comunale tra Arezzo e Perugia. Vi ricordo giovedì il primo turno infrasettimanale in posticipo del Cesena, poi abbiamo purtroppo qualche novità anche dall'infermeria. Prima però voglio aprire il capitolo Caturano, il capitolo estate, il capitolo quello che sembrava potesse diventare, non dico una telenovela, però la speranza di tanti di averti qua e soprattutto il timore di non poter, che l'operazione potesse dare buon fine, vista anche la concorrenza, le tante squadre che ti cercavano. Lunedì scorso Ricci, seduto su quello sgabello, ha detto Caturano è un pazzo, proprio il titolo ha detto. È un pazzo perché ha avuto tante possibilità, avrebbe sicuramente guadagnato molto di più in altri posti e invece a 30 anni cosa è successo? No, con Luca ci siamo sentiti spesso quest'estate, comunque ci dicevamo un po' tutto e niente, io volevo tornare fortemente a Cesena perché in quel poco tempo che sono stato qui da gennaio a febbraio ho conosciuto persone, ho conosciuto un ambiente nuovo, ma un ambiente che a me mi è entrato nel cuore, come le persone. C'eri mai stato qua? No. Ed è stato veramente talmente una bella sensazione che ho voluto fortemente ritornare. Sì, tanti aspetti l'ho lasciati da parte perché mi ha conquistato, mi ha rapito questa città, quindi... Volevo anche la società, comunque ha fatto un ottimo lavoro,
Poi avendo un mister, un allenatore così, che quasi è un amico, no? Che ci puoi parlare di tutto, quindi mi ha convinto anche lui a tornare, il direttore che hanno veramente questo, abbiamo veramente questo bel rapporto di forte, quindi è stato tutto l'insieme che mi ha convinto a tornare. Poi questa fascia del capitano che credo responsabilizzi, ma che sia allo stesso tempo uno stimolo, un onore, un qualcosa che ti dia ancora più forza, no? Assolutamente. Te lo aspettavi? Sinceramente, sei diventato no. Capitano dopo quattro partite? Sì. 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 No, dopo sinceramente non me l'aspettavo, però quando me l'hanno detto comunque è stato confermato poi tutto quello che io pensavo, no? E quindi è stato un ulteriore stimolo alla trattativa e tutto, e quindi sono onorato veramente di portare questa fascia al braccio per questa città, per questa società e per queste persone veramente magnifiche. E quindi spero di rimanerci a lungo e sono sicuro che già da quest'anno comunque riusciremo a fare qualcosa in più rispetto a quello che pensiamo già ora, no? Sembra che tutto è... Sì, tutto... Però secondo me riusciremo a divertirci. Ecco, il caso Caturano è particolare, non tanto per quello, Daniele, che è successo, cioè l'infatuazione del giocatore che arriva qui, non conosce la Romagna, non conosce Cesena e poi pianta le tende. È curioso, ti chiedo, 48 campionati, adesso non voglio sempre sottolineare linea verdissima. Così devo ammettere che ho 53 anni. Ecco appunto, esatto, perché da molto precoce seguivi il Cesena, esatto, fin da bimbo. Però in tanti, mi viene in mente Antonioli, adesso faccio un esempio, perché certo. Nello staff, ma lo stesso De Feudis a proposito di staff, ce ne sono tantissimi, hanno scelto insomma dopo anni di restare qua. Qui parliamo di un giocatore che dopo un mese, quindi gioca un mese, il campionato si ferma sul più bello, sta tre mesi a casa a Pisa, Pontedera, sì. Forte dei Marmi e compagnia bella, gli offrono contrattoni, squadre anche importanti, possiamo dirlo, Palermo, Avellino, ecco, lui si ferma. E si ferma qua, dopo un mese. Che capitolo è del libro? Io sono rimasto sorpreso sentendo le sue parole. Ci credevi tu che potesse... No, che potesse restare, no. Io condivido ciò che dice Ricci, cioè lui è un matto, è stato un matto ad accettare. Però quando ha saputo che De Feudis smetteva così, ha puntato deciso alla fascia di capitano... E quindi... L'ho saputo dopo. Naturalmente sto scherzando. No. Secondo me sentire queste parole in qualche maniera mi alza la mia considerazione non altissima dei calciatori, perché ho sentito delle parole che davvero toccano il cuore. Sassao, Caturano ha tutto sentito questa sera e non credo abbia una ragione per mentire o per dire una cosa per un'altra. Ha detto delle cose ed ha tutto, è in pectore una bandiera bianconera, perché nonostante sia qua da un mese o due, insomma, quello che ha detto della gente di Cesena, dell'ambiente, di tutto quanto, lo promuoviamo immediatamente a capitano, anzi a generale dell'Armata Branca Leone sul campo. Bene. Bene, allora prima di sentire Ardizzone, Fede, abbiamo qualche... Sì, un amico da casa vedrebbe molto bene vicino a Sassà Caturano, un giocatore esperto e maturo, il giovanissimo Aurelio, corsa e forza fisica. Cioè, come esterno alto, immaginiamo. Esatto. Ovviamente non come punta. Beh, la gamba, allora, Aurelio è un difensore che però nasce esterno, effettivamente attaccante. La gamba c'è, ciao. Va un po' sgrezzato perché il motore sembra interessante, no? Sì, no, è un ragazzo molto, molto interessante, è un ragazzo che viaggia su quella fascia, non si ferma mai veramente. È un giocatore di prospettiva, giovane, diamogli tempo per integrarsi bene in squadra, però già si è visto contro la Triestina quando è entrato, che c'era un gran passo, quindi è un giocatore veramente che a noi ci fa comodo e ci darà una mano. Anche perché nelle caselle dei terzini ci sono due mostri sacri, se vogliamo, da sostituire, perché erano forse, prima della sospensione, chiedo a entrambi,
Zampano e Valeri, comunque erano le due caselle dove il Cesena era probabilmente una delle squadre top della categoria. Sì, avevamo i terzini più forti della Serie C, infatti quest'anno giocheranno in Serie B. Zampano titolare, credo. Fisso in B, Valeri entra sempre. In questo ecco il motivo per il mio voto non particolarmente alto di prima, perché secondo me in difesa abbiamo peggiorato. Mi dispiace dirlo perché la difesa è importante in Serie C, però quei due terzini lì erano forti e questi non sono forti come quelli. Adesso dobbiamo scoprire ancora Longo, perché non l'abbiamo, non l'abbiamo ancora visto. Il titolare designato dovrebbe essere lui, con eventuale adattamento di Ciofi in fascia. Dicevo Ardizzone, sentiamo le sue parole. Ma guarda, secondo me il primo tempo abbiamo disputato la partita che dovevamo fare. Abbiamo messo in grande difficoltà la Triestina e purtroppo è capitato questo gol su palla inattiva, ed è una cosa che ascoltavo prima le parole del mister, e ovviamente sono d'accordo, è un aspetto che dobbiamo migliorare, perché con queste squadre non ti puoi permettere certe disattenzioni. Però la partita è stata preparata nel migliore dei modi e abbiamo creato tanto, arrivavamo con facilità nella metà campo avversaria. E poi ovviamente l'espulsione di Munari ha condizionato un po' il nostro secondo tempo, però dobbiamo ripartire dal primo tempo, dal gioco che proponiamo, dalle idee che abbiamo. Il mister ci ha dato una mentalità che vogliamo portare avanti e di certo questa sconfitta non ci demoralizzerà, anzi purtroppo il calcio è fatto anche di episodi. E gli episodi oggi sono andati a nostro sfavore ed è una cosa che dobbiamo migliorare assolutamente, perché non è un caso, nelle prime due partite due episodi ci hanno condizionato il risultato, quindi è una cosa che, su cui dobbiamo lavorare. Ci abbiamo tanti giovani in squadra e questo fa parte del percorso di crescita. Ecco, un altro giocatore che ha aiutato il tuo passaggio, sicuramente. Assolutamente, cioè, è stato fondamentale. Abbiamo detto poi quando sei venuto l'altra volta, sì. lo ripetiamo, ecco, anche lui nel suo piccolo è un po' come la tua di avventura di ritorno, l'era legato, è vero, a contratto rispetto al tuo caso, no? Perché tu sei rientrato all'Entella, però anche qui parliamo di un giocatore che ha comunque allungato di due, no? E sì. Che ha sposato. Sì, anche lui la pensa come me, perché siamo... Io e Ciccio ci confrontiamo sempre, ci sentiamo sempre anche a fine allenamento, quando ognuno è a casa sua ci chiamiamo per dire oggi all'allenamento magari potevamo fare questo. Quindi abbiamo un rapporto molto forte e anche lui crede in questo progetto, crede in questa società che può fare qualcosa di importante, quindi anche lui è molto motivato. Ecco, c'è un però, e il però purtroppo riguarda il primo infortunio della nuova stagione, o comunque da quando è ricominciato il campionato, e proprio Ardizzone ha riportato un risentimento muscolare, probabilmente uno stiramento, comunque una lesione in attesa degli esiti, o comunque penso sia stato già fatto l'esame, non so, comunque parliamo di un problema muscolare alla coscia che chiaramente lo toglierà, lo escluderà per almeno un paio di settimane. Ecco, questa è chiaramente la notizia che non ci voleva, perché no. Poi parliamo di un centrocampo, abbiamo visto le varie soluzioni, ce ne sono di soluzioni, sì. Ma qui il Cesena va a perdere. Certo. Dico il faro, perché forse non c'è l'uomo solo al comando, no, a centrocampo, ecco qua, però va a perdere un giocatore di grande affidabilità. Personalità, è importante, un leader lì in mezzo, quindi il Cesena per giovedì sera perde una bella pedina. Certo, poi la perderà anche poi con la Feralpi e poi col Gubbio, insomma almeno un paio di settimane sicuro. A maggior ragione un giocatore come Steffè, caratteristiche più o meno simili, anche se magari un pochino paracomodo. Più piccolino, fa assolutamente comodo, quindi andrà inserito il prima possibile. Fede, abbiamo qualcosa? Diverse curiosità, sì, partendo dallo stadio, domenica riaprirà almeno parzialmente? No, non assolutamente no, con la Feralpi, ricordiamo, dopo il Perugia c'è la Feralpi, altro big match, altra partita molto difficile, perché la Feralpi è un'altra delle squadre ambiziose di prima fascia, si resterà con i mille, con i mille a invito, quindi neanche la prevendita. Direi quasi che è sperabile che rimangano mille. Ecco, sì. C'è il terrore, c'è il pericolo che non possano venire neanche quelli. Se va avanti così, stando a quello che si peggiorare dice. La situazione, però di sicuro non si aumenta. No, di sicuro no. Mercoledì ci saranno altre novità, però no. Questione Bonaccini, ancora disposto a comprare il Cesena? Fra un anno.
Fra un anno. Fra un anno? Questo domandano da adesso. Casa. Sì, il discorso, lui è stato molto chiaro, no? Ha detto io mi prendo un anno sabbatico. E poi vedremo. Mm. Non ci sono stati aggiornamenti, lo abbiamo ricordato anche nelle prime puntate qualche settimana fa, Daniele, poi correggimi anche poi tu. Poi come si dice, per fare un fiume ci vogliono due rive, quindi adesso non lo so quale sia la riva che manca. Sì, sì, di sicuro non ci sono novità al momento. No, da questo punto di vista. E allora, ci fermiamo per qualche istante all'ultimo pit stop, poi diamo un'occhiata al Perugia, qualche curiosità sull'avversario di giovedì, dobbiamo dirvi anche il calciatore misterioso e le ultime domande da casa, tra poco. Vi aspettiamo. Sport Center riparte. Da noi puoi trovare tutto ciò che ti serve per lo sport e per il tuo tempo libero. Vieni a trovarci in via Ricasoli 43 a Pieve Sestina per scoprire la nostra vasta scelta di articoli nel totale rispetto delle normative igienico-sanitarie. Sport Center. Qualunque sia il tuo prodotto, noi lo custodiamo, lo coccoliamo, lo rinfreschiamo, lo proteggiamo, lo prepariamo e lo consegniamo nelle mani dei tuoi clienti. Combitras, ovunque, quando vuoi. Allora, ad Arezzo il risultato non cambia, sarebbe il secondo pareggio consecutivo per il Perugia, il prossimo avversario del Cesena, vi ricordo ancora una volta la diretta giovedì sera dal Curi. Abbiamo preparato anche una grafica sul grifone fresco di retrocessione, di una retrocessione beffarda ai calci di rigore nel play-out contro il Pescara. Qui abbiamo messo in grafica alcune curiosità. L'allenatore, ad esempio, è un ex calciatore del Cesena, al quale siamo un po' tutti, credo, molto legati. Daniele, ricorderai la stagione grande di Caserta, Madonna, di quella fantastica. Ecco, lui era un cagnaccio. Sì. Lui era uno che in mezzo al campo si faceva sentire anche sulle caviglie degli avversari. Uno di quelli ci manca da un po'. Un giocatore che sostituì in pratica Appia dopo quell'inizio un po', insomma, discutibile, e fu uno dei protagonisti di quella fantastica cavalcata, di quella fantastica salvezza con Ficcadenti in panchina. Adesso fa l'allenatore e lo fa anche piuttosto bene, perché poi ha riportato, speriamo che giovedì sera sbagli un po', ha riportato in Villa Juve Stabia, adesso è la scelta del Perugia dopo la retrocessione. Una partita l'abbiamo messa in grafica, il debutto contro il Fano, un debutto molto complicato perché erano sotto 2-0 con il Fano, appunto un po' la bestia nera dell'ultimo anno del Cesena, poi Juan e Melchiori l'hanno sistemata. Gli ex, ce ne sono tre, di fatto due e mezzo, Fulignati e Favalli, ex ufficialmente anche di maglia, se vogliamo, perché Crialese solo da mercato, da contratto, non ha mai indossato in partite ufficiali, pur essendo stato tesserato per il Cesena la maglia bianconera. Tra le stelle abbiamo messo Burai, che è stato un po' il regista, il colpo di mercato, lui che ha vinto il campionato col Pordenone, è un giocatore di categoria superiore. Melchiorri, che è un giocatore che in attacco si fa sentire, non crediamo sia stato venduto, anche se era cercato dalla SPAL. Favalli, l'avete visto, è arrivato proprio nelle ultime ore di mercato, e qui la retrocessione dopo 6 stagioni in B. Perugia, caro Sassà, primissima fascia di sicuro. Lavoro in corso, di sicuro, perché dopo una retrocessione è fisiologico. Il Curi, uno stadio meraviglioso, anche se a porte praticamente chiuse. Cosa ci aspettiamo? Sì, diciamo che ci aspettiamo, secondo me, un Perugia diverso dalla partita col Fano, perché ecco, oggi si è chiuso il calciomercato, loro stanno giocando, sì, però credo che da domani sono quelli e rimangono quelli parte una nuova stagione per loro, perché quando poi si chiude il calciomercato tutte le voci non contano più, no? Perché anche nello spogliatoio a volte si fanno battutine. Magari com'è si la coesistenza? Cioè, perché questo è di fatto un mercato di gennaio, spostato un mese durante il campionato, eccetera. È fastidioso perché ci sono magari giocatori che sono sul mercato, che devono andare via, e magari lo stesso il mister non può lavorare su alcuni aspetti, quindi è un po' fastidioso. Per fortuna ora è finita, da domani si pensa a Perugia, perché come hai detto tu è una squadra di primissima fascia, quindi c'è da lavorare tanto, c'è da prepararla bene,
ma sicuramente bisogna preparare la mentalità, perché giocare al Curi non è facile e noi abbiamo una squadra molto giovane, quindi bisogna prepararla più che altro mentalmente questa partita. Certo, perché poi è vero che il contorno cambia, perché non c'è più la gente, però poi magari il blasone dello stadio per un calciatore, non dico un Caturano o un Ricci, ma magari un ragazzo come Sala che viene dai cortili della primavera. No. Può stare. Non è l'inizio adatto per i giovani, perché dopo la Virtus, insomma, Trieste, Perugia e Feralpi-Salò, insomma. Certo, Feralpi-Salò domenica, poi trasferta, magari ricordiamo che gli impegni di ottobre, perché è un ottobre con 6 partite in una ventina di giorni, la trasferta del 18 a Gubbio, il turno infrasettimanale, perché ce n'è un altro, ottobre il 21 in casa, 20:45 contro il Fano, per vendicare ormai quella arcinota disfatta dello scorso anno, e poi si va di sabato sera a Carpi contro un'altra squadra che ha cominciato molto bene. Intanto, a proposito di Perugia, dicevamo, il Perugia ha sbloccato, ecco, esatto, ha sbloccato ad Arezzo, perché poi prima o poi il gol, quelle squadre lì, no? Te lo fanno. Tendenzialmente lo trovano. Ecco, questo è un po' l'ottobre durissimo del Cesena. Viali diceva 10 partite, Daniele. È chiaro che è già una bella fetta questa, no? Perché qui viaggiamo a mesi con 5-6 gare. Insomma. Non so se sarà necessario arrivare o se potremo arrivare alla decima per capirci qualcosa. Sarà meglio tirare le somme e fare punti ben prima della decima, perché qui mi pare che, insomma, questo sia un campionato estremamente difficile. Tutti quanti fanno punti. Certo. Dobbiamo cominciare a farne anche noi, no? Certo, ha segnato Kwan, che è un ragazzo che giocava stabilmente titolare anche in Serie B, quindi è un ragazzo interessante, centrocampista. Vai con qualche domanda finale, per curiosità. Te, Luca e Daniele, anno scorso squadra da playoff, quest'anno squadra da playout, cosa ne pensate? No. Ma io non sono molto d'accordo, più che altro, cioè il playoff l'anno scorso, la squadra che ha terminato, almeno questa è la mia opinione, normalizzata, diciamo così, da Viali prima del lockdown, poteva provare ad ambire, diciamo così, di rincorsa, perché vi eravate, Sassà, chiedo anche a te, insomma, messi veramente a posto. C'erano esterni come Borello e Zerbin che stavano facendo bene, insomma, Viali aveva trovato la quadratura del cerchio e l'aveva trovata molto bene. Poi è successo quello che è successo, però di rincorsa sarebbe potuto arrivare qualcosa di più. Quest'anno da playout, beh, io credo che sicuramente l'obiettivo sia quello di navigare in zone tranquille, e tutto dipenderà, questa è la mia opinione, dal contributo dei giovani. Lo scorso anno il contributo dei giovani complessivamente fu buono. Buono. Quest'anno ci sono tante scommesse, giocatori che arrivano anche da settori giovanili, quindi da campionati primavera, non hanno mai giocato da professionisti. È chiaro che ce ne sono tanti, se la percentuale sarà alta, questa è la mia opinione, poi la voglio sapere anche la tua, come rendimento di questi giocatori, allora il Cesena potrà sicuramente stare tranquillo e puntare anche a qualcosa di più, altrimenti bisogna pensare solo alla salvezza. Chiedo. Sì, io sono d'accordo su tutto quello che hai detto. Ma nel senso, Caturano so che farà la sua stagione, Bortolussi so che farà quello, la discriminante potrebbero essere quei ragazzi come Aurelio, come Sala, come Capanni che arriva, eccetera. Sì, io credo che quest'anno la colonna vertebrale del Cesena non sia da play-out. Io credo che questo lo si possa già prevedere. Questo Cesena non è da play-out. Sicuramente non è partito col piede giusto, perché insomma poteva vincere a Verona e non ha vinto. Ieri, obiettivamente, alla fine la sconfitta non fa una piega, però ci sono state anche delle attenuanti. Io non credo che sia una squadra play-out, condivido ciò che dice Lupo, Montanari, questa è una squadra da metà classifica. Non credo che possa temere di venire inglobata nella lotta per non retrocedere. Poi un altro dato, forse non da playoff, ma un altro dato play-off oggettivo è che hai due centravanti importanti per la categoria, ma diciamo ci deve essere anche l'innesco. Cioè è bravo, come abbiamo detto fin dall'inizio, questi due ottimi, ottimi attaccanti, se non gli dai le palle da buttare poi dentro. Tu mi insegni, se hai una Ferrari senza benzina, poi è dura andare, no? Anche la benzina, quindi sei. Concludo, sei Luca, con Stefano di Forlì. Se alla seconda di campionato siamo già pronti a sputare fango sulla squadra, non si va da nessuna parte. Bisogna stare vicino
ai ragazzi ci toglieremo qualche soddisfazione. Ecco, poi c'è ovviamente Sasà, qui coinvolgo te, poi direi di chiudere, sì, perché siamo abbastanza arrivati abbastanza lunghi, l'anomalia della stagione. È vero che riguarda tutti, certamente, però qui c'è stato, Daniele diceva giustamente, una rivoluzione totale anche per quel che riguarda il direttore sportivo, ad esempio, no? Sì, 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 sì. Eccetera. Quindi sì. Assolutamente, per questo Cesena storicamente ha poca pazienza e certo, molte ambizioni. Sì, 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 assolutamente. Ma sappiamo che sia, poi, a piazza ambiziosa, esigente, ci sta che nascono i malumori subito. Però io prima ho ascoltato un messaggio di Franco, segnato, sì, che dice ci vuole cuore e anima. Sì, io esatto. Penso che questo messaggio l'abbiamo fatto passare a tutto il gruppo, sia io che il mister, che Ardizione, che Ricci, Capellini, quelli un po' più esperti, perché per giocare per questa maglia, per questa piazza, per questa società ci vuole prima di tutto il cuore e anima. E noi io credo che ce l'abbiamo messo, non è andata bene, ma ce lo metteremo sempre. Quindi io mi riallaccio al discorso del tempo, ci vuole un po' di tempo, quindi abbiamo pazienza che ci divertiremo. Tutto arriverà. Bene, a proposito di centravanti, il calciatore misterioso di oggi, un omaggio è a Caturano, Massimo Ciocci. Ecco, perfetto, Massimo Ciocci, altro centravanti degli anni, Daniele, te lo ricordi bene, no? Perfetto, da Corridonia. Svelto, sì? Piperino. Esattamente, Correva. Allenato all'estero, ti chiedono, in Cina. Pure in Cina. Sì, è stato in Cina, prima credo, dei macelli, insomma, però sì. Chi ha indovinato? Ha indovinato Gianluca da Viserba, ovviamente si aggiudica le spille ufficiali. Perfetto, abbiamo anche il pronostico, giusto? Sì, lo 0-2 è stato indovinato da Marcello Urbini, per lui pista e birra dai nostri amici Perugantino. Perfetto, riapriamo a termine della trasmissione a proposito di pronostici. Sì. Il nostro contest riguarda la partita di giovedì, quindi avrete tempo fino a mercoledì alle 20.45. Esatto. Per la partita ovviamente Perugia-Cesena, il risultato e i marcatori del Cesena. Assolutamente, perfetto. Queste sono le spille che abbiamo regalato. Aggiudicato, sì. Esattamente. Salvatore Caturano, grazie. Grazie a voi. E in bocca al lupo naturalmente per le prossime. Daniele Zandoli, ci rivedremo nel corso della stagione. Speriamo. Volentieri, in bocca al lupo a questi, che dall'Umbria devono tornare con dei punti. Esatto, esatto. Quella può essere una buona idea. Fede, noi invece torniamo lunedì prossimo. Lunedì, grazie. Assolutamente Luca, sì. Come Io sempre. Vi ricordo naturalmente lunedì prossimo la diretta con Pianeta Bianconero, ma soprattutto la diretta giovedì dal Renato Curi di Perugia per Perugia Cesena. Insomma, non perdetela. Grazie a tutti, buona serata. Ciao a tutti. C'è un gruppo che ti accompagna durante le tue esperienze giornaliere. Al lavoro, nei momenti di svago e necessità. È Gruppo Maxicard, che grazie ai clienti che lo hanno scelto, mette a tua disposizione prodotti e servizi che migliorano l'igiene e il comfort delle tue esperienze giornaliere. Prodotti in carta, prodotti chimici, accessori per pulire e servizi di igienizzazione. Dove c'è Gruppo Maxicard, c'è igiene. SAC Petroli porta energia a casa tua e al tuo lavoro da oltre 40 anni. Grazie ad uno staff specializzato ed una struttura all'avanguardia, realizza impianti a GPL domestici, avicoli e industriali, eseguendo controlli periodici su bombole e serbatoi per garantire un'energia sempre sicura nel rispetto dell'ambiente. SAC Petroli offre anche il servizio di manutenzione e vendita di caldaie e condizionatori delle migliori marche e la consulenza sulle offerte più convenienti per la fornitura di energia elettrica e gas metano. SAC Petroli, la concessionaria Enigas GPL più dinamica d'Italia.